con l'assessore Gerarda Stella del Comune di Monte di Procida, con delega alla cultura, per parlare della passeggiata dei valori di scena a Monte di Procida. Abbiamo accolto oggi la delegazione della Rotta di Enea che è impegnata in questi giorni nella crociera dei valori. Quindi una passeggiata dei valori in cui sempre il fattivo contributo della comunità montese abbiamo potuto raccontare i nostri valori identitari, le nostre tradizioni legate al mare, legate all'esperienza anche negli Stati Uniti e a tutto quello che ancora oggi è vivo grazie alle tante iniziative che sono presenti sul territorio. Ci auguriamo che attraverso questa reciproca conoscenza con i rappresentanti della Rotta di Enea, che ormai vede l'adesione di tantissimi comuni italiani, ma anche della Grecia, dell'Albania, della Turchia, possiamo ritrovare anche queste comuni radici e attraverso questi valori poter promuovere queste ricchezze a visitatori, turisti e comunque anche all'interno della nostra comunità. Con il presidente della Rotta di Enea Giovanni Cafiero, allora presidente, passeggiata dei valori a Monte di Procida. Siamo arrivati via mare attraverso la crociera dei valori, siamo partiti da Scario e siamo arrivati qui nei Campi Flegrei. Il mare è il luogo che consente l'incontro, quindi non è un luogo che divide. E sbarcando qui a Monte di Procida continuiamo gli incontri attraverso questa passeggiata per scoprire le bellezze e il patrimonio culturale e identitario di Monte di Procida. Oggi è una bellissima giornata di incontro con la comunità montese e con l'amministrazione e non è soltanto, diciamo, un momento di celebrazione, ma è stato un momento per pensare a nuove iniziative per il 2022 anche in vista di Procida città di Monte di Procida città dello sport nel 2023, che poi è in continuità con Procida capitale della cultura 2022. Quindi un bell'incontro ricco di prospettive per il futuro.